Buongiorno signora Rosetta, lei ci ha contattati perché ha qualcosa di importante da raccontarci. Siamo accanto al parco giochi di Via Gramsci, dove tanti bambini vengono qua a frequentare, a giocare, a divertirsi, ma lei ha notato qualcosa di importante. Che cosa ha notato? Lei è portavoce di un movimento proprio che si è unito, tanti nonni, tanti genitori che si sono uniti. Ha parlato e allora io ho fatto da portavoce, insomma, ecco, perché insomma, si gioca così e per i bambini ci manca un bagnettino. Quindi un parco giochi che è provvisto di tutto fondamentalmente, ma in questo caso manca il bagno chimico. Il bagno chimico, sì, perché quello lì è più importante per i bambini, se no se bisogna uscire, andare al bar o se no andare a casa, mi capisce? È questo che... E allora io mi sono messa un po' e ho parlato per gli altri, insomma, ecco. È qualcosa che riguarda esclusivamente questo parco giochi oppure ci stiamo riferendo un po' a tutti i parchi? Io penso che anche gli altri, che hanno bisogno anche tutti i parchi. Sì, io parlo per questo perché vengo qua, ma però anche gli altri penso che vada bene anche un bagnetto anche lì. Ecco, sì. Quindi lei frequenta spesso questo parco giochi? Vengo qua, sì, con la mia nipotina vengo qua, sì. Abito vicino e vengo sempre qua quando è casa da scuola, domenica, insomma hanno bisogno un po' di svago sti bambini, no? E loro ho pensato un po' a loro, ecco. Simona Revolini è responsabile donne del Movimento Civico Italia del Rispetto, anche lei insomma in un qualche modo è qua per chiedere a chi di competenza di poter dare, fornire questi bagni chimici ai bambini all'interno dei parco giochi, è corretto? Sì, esatto. Come mai ha ritenuto così importante insomma abbracciare questa causa? Allora, sono stata contattata dalla signora Rosetta Casella e da un gruppo di mamme che passa nel bar dove io lavoro e appunto per questa problematica che nei giardini pubblici non ci siano dei servizi igienici e appunto i bambini quando devono fare i propri bisogni devono comunque o andare al primo bar in zona o ritornare a casa o recarsi nel cespuglio, che non mi sembra alquanto corretto, e anche perché poi ci sono le sanzioni. Di conseguenza io come Italia del Rispetto e come cittadina mi pare corretto chiedere di poter mettere appunto i bagni chimici all'interno del parco giochi. So che a riguardo farete in modo che le persone vengano a conoscenza di questo disagio, anche quelli che non frequentano questo parco giochi, attraverso un volantinaggio che avverrà nella giornata di sabato, è corretto? Sì, esatto, verrà di sabato in Duomo dalle 16 alle 19, chiunque fosse interessato ad aiutarci a partecipare a questo movimento di protesta. L'aspettiamo.